Buonasera e ben ritrovati con Diritto di Replica. Buonasera Giampiero Romiti. Sera. Andiamo a presentare i nostri ospiti, due sindacalisti, il segretario generale della CGIL territoriale Miranda Perinelli, buonasera, ed il Buonasera. responsabile della UIL territoriale Giancarlo Turchetti, buonasera. Buonasera. Una trasmissione un po' particolare perché insomma l'avevamo concordata qualche giorno fa per parlare della NewCo, poi questa mattina è accaduto un episodio che ci fa aprire insomma con la cronaca, diciamo così, questa trasmissione, perché c'è stata un'aggressione subita dal sindaco Antonio Cozzolino. Il responsabile sarebbe, anzi è un lavoratore delle società partecipate. Alla base ci sarebbero insomma dei ritardi nel pagamento degli stipendi, che tra l'altro proprio in questi giorni stanno facendo registrare degli interventi anche abbastanza duri da parte dei sindacati, soprattutto per quanto sta accadendo a Città Pulita. Innanzitutto un vostro commento su quello che è accaduto questa mattina e se dobbiamo parlare di un clima che inizia ad essere anche allarmante. Perinelli. Sì, sicuramente l'accaduto di stamattina, insomma, ha lasciato un po' tutti così. Sicuramente non è piacevole ricevere queste notizie, anche perché noi riteniamo che il dibattito debba essere sempre tenuto nei limiti del confronto civile. Arrivare a tanto sicuramente è da condannare. Abbiamo già fatto un comunicato stampa unitario. È pure vero che i lavoratori sono in una fase di esasperazione, perché questo. Andare avanti così nell'incertezza, ma anche nelle situazioni appunto che citava prima rispetto a stipendi che mancano da mesi, o stipendi che vengono accreditati sempre più in ritardo, quest'ultimo in particolare che è per un problema di software che come si sa insomma sono stati. Però è evidente che la fatica di arrivare a fine mese è chiaro che porta anche a questo, perché le famiglie sono in grande disagio e sofferenza, questo, specialmente quando le famiglie sono monoreddito. Quindi è tutto un aggiungere al clima che si sta creando. Sicuramente si sta deteriorando, io ritengo. Abbiamo anche, insomma, fatto delle considerazioni a livello più generale. Si sta deteriorando perché non ci sono, al di là delle parole, di molti piani, di molte così, piani di sviluppi territoriali e quant'altro, la concretezza viene a mancare nel tempo e questo è che rende incerti, insicuri e che ovviamente mette in grande difficoltà tutti. Diceva bene, c'è un clima che si sta deteriorando, questa credo che sia la parola giusta. Credo che dobbiamo correre ai ripari, nel senso che dobbiamo fare in modo che le situazioni che si sono verificate si concludano qui, ossia gli stipendi devono essere pagati regolarmente. La cosa grave io penso che sia anche queste lettere di richiamo che sono state fatte a questi lavoratori che a dicembre sono andati a protestare in comune perché non gli veniva accreditata la tredicesima e la mensilità e adesso a distanza di tempo gli arrivano lettere di richiamo a sette, tra l'altro anche delegati sindacali. Questa è una cosa, è un atto grave, ritengo che sia un atto grave da parte dell'amministrazione comunale, perché poi finisco, perché è cioè anche protestare vivacemente che ci può stare in una situazione di momentanea sofferenza dal punto di vista economico, quindi diciamo così gli animi si accendono, poi arrivare a una lettera di richiamo credo che insomma poteva essere benissimo evitata perché la situazione già di per sé è preoccupante, insomma. Turchetti, forse è il momento più difficile per i sindacati, perché adesso insomma il clima, l'ha detto anche la Perinelli, si sta accendendo e anche troppo. C'è stato questo episodio giustamente condannato da tutti, poi andrà anche approfondito, però c'è una situazione che soprattutto i sindacati dovranno cercare di mantenere sotto controllo e al momento appare quantomeno difficile, visto proprio anche questo richiamo che ha inasprito un po' gli animi tra i lavoratori di Città Pulita. Diciamo che questo atto sicuramente lo condanniamo in pieno, anche perché è un attacco, insomma, che in un regime di democrazia dovrebbe, il modo di manifestare dovrebbe essere altro, no? Andare a prendere a pugno, a schiaffi qualcuno. Credo che non sia questo l'atteggiamento più giusto da sostenere. Diciamo che noi come organizzazioni sindacali, proprio in virtù di questo sentore, cioè di questo
di questo malcontento, abbiamo cercato di unire le forze, facendo anche noi delle proposte al Comune per cercare di attenuare questa tensione e di trovare delle proposte condivise, perché il compito delle organizzazioni sindacali è quello di tutelare i dipendenti nel momento del passaggio, no? Se ci fosse un passaggio alla nuova società, noi dovremmo semplicemente attenerci a far sì che i diritti dei lavoratori nel momento del passaggio vengano mantenuti. Noi abbiamo cercato di far dell'altro proprio per cercare di stimolare, sollecitare l'amministrazione affinché si possano fare delle cose condivise che possano in qualche modo salvare queste società e quindi salvare tutti i dipendenti. Abbiamo fatto delle proposte concrete che sono attuabili, abbiamo presentato un documento e abbiamo cercato di ricompattare tutto il fronte sindacale che prima non lo era. Quindi questo, noi abbiamo cercato di fare questo proprio per tenere, no, calmi gli animi. Però dall'altra parte serve anche aiuto da parte dell'amministrazione, perché noi facciamo delle proposte sostenibili, poi in qualche modo tu i doveri che hai, tra cui pagare lo stipendio, lo devi rispettare, perché poi non è che noi siamo il collante di tutto, nel senso, noi fino a un certo punto arriviamo, ma poi le persone agiscono anche sconsideratamente qualcuno, perché lo diceva prima Miranda, chi ha problemi familiari, che magari non ha i soldi per comprare il pane che gli serve, poi può fare degli atti che nessuno può controllare. Quindi io credo che sia opportuno in questo momento da parte dell'amministrazione, al di là del fatto che noi aspettiamo ancora una risposta sul piano che gli abbiamo presentato e che non abbiamo avuto, probabilmente anche in virtù della legge di stabilità che ha spostato qualche paletto sulle municipalizzate, però credo che sia opportuno che intanto l'amministrazione comunale faccia l'amministrazione comunale e faccia in questo caso proprietario delle partecipate, perché è proprietario, nel senso che dia risposte. Solo in questo modo secondo me si può mantenere a bada, si può mantenere un clima di serenità all'interno, cioè nel pagamento degli, fino adesso insomma non sono successe grandi cose, perché comunque sempre con ritardo, perché poi bisogna ammetterlo, sempre con ritardo, però sono stati pagati. Adesso non si sa nemmeno, oggi non si sa nemmeno quando riescono a pagare, e questo diventa un problema. Cioè, conto che agli operai noi diciamo tre giorni, c'è da aspettare tre giorni e poi vengono accreditati, è conto che c'è l'incertezza come questo. Gian Piero. Ma diceva giustamente Serangeli che il fatto avvenuto questa mattina deve essere approfondito, no? E questo naturalmente chi di dovere farà quello che deve fare. Il fatto comunque è eccezionale, proprio nella sua gravità, e credo che per quanto riguarda Civita Vecchia è la prima volta in assoluto nella storia di Civita Vecchia che un primo cittadino venga aggredito. E naturalmente questo è un gesto, io sono d'accordo sia con la dottoressa Perinelli che con lei Turchetti, che questo proprio assolutamente è inaccettabile, che ci possa essere un'aggressione soprattutto al primo cittadino. Certo. Però io mi chiedo, se fosse vero, io metto così il se davanti perché non ne sono a conoscenza, se il presunto cosiddetto aggressore da circa 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi insieme ad altri suoi colleghi non percepisce lo stipendio, mi chiedo se anche lui non debba sentirsi aggredito da una società o da un ente che addirittura non gli passa lo stipendio da 4 o 6 mesi, metto sempre questo, se fosse vero. Secondo voi, è chiaro che sto facendo una domanda abbastanza semplice, soprattutto a due esponenti sindacali, però uno che non riceve lo stipendio da molti mesi, ecco, non facciamo un numero preciso, non può sentirsi aggredito secondo voi? Sì. Vado io? Prego, vai. Vale per tutte e due. Fai prima tu, poi vai. Uguale, vai tu, poi vado io. Vai. Ma sicuramente sì. Ripeto, non è giustificabile. Esattamente. Non vorrei essere frainteso. Aggredito dalle difficoltà quotidiane, aggredito socialmente, aggredito da una società che non lo tutela, aggredito da un non rispetto, anche se vogliamo, no, della Costituzione, del diritto al lavoro, del diritto ad avere una vita tranquilla, insomma, no? Quindi chiaramente sì, ma l'aggressione fisica è altro. Parliamo di altro. Certo, non c'è dubbio. Quindi, ecco, sono due piani completamente. Se aggressione lo utilizziamo come un termine per aggiungere tutto l'altro che ho detto, bene.
ma chiaramente quella fisica non ha giustificazione alcuna, perché veramente se no arriveremo a una situazione di non controllo e veramente dobbiamo tenere sempre saldo il punto, il principio che il confronto civile è quello che ci ha sempre contraddistinto e che dobbiamo assolutamente perseguire, insomma, non ci sono dubbi su questo. Non so se... Prego. No, perché volevo aggiungere una cosa. Prego. Diciamo che il fatto di non percepire stipendi da diversi mesi, se così è, insomma, chiaramente crea un imbarazzo notevole. Ma da qui, ripeto, a passare all'aggressione fisica ne corre del tempo. Quindi io ritengo che, anche perché insomma non ha aggredito una persona comune, ma comunque ha aggredito un'istituzione. Quindi ha aggredito il primo cittadino di Civitavecchia, ha aggredito comunque una parte importante, non è un'aggressione comune, no? Come due persone che si vede. Quindi è un'aggressione a un'istituzione, perché in quel momento il sindaco rappresenta un'istituzione. Però se mi permetti, Francesco. Però io vorrei aggiungere una cosa, secondo voi c'è un dato che voi conoscete benissimo. Questo è un segnale però piuttosto allarmante, anche e soprattutto perché, a mio avviso, e in base a quello che mi risulta, non è soltanto il semplice impiegato operaio che soffre una situazione di disagio per la mancanza di proprio del mancato percepimento dello stipendio, ma ci stanno anche i piccoli e i medi imprenditori che hanno effettuato dei lavori, naturalmente, e che il comune dovrebbe risarcire, che però attendono da parecchi mesi delle somme anche consistenti e che stanno addirittura portando al fallimento delle varie piccole e medie imprese, con conseguenze naturalmente anche occupazionali per quanto riguarda tutta. Allora, come la mettiamo? In sostanza, qual è il succo della mia domanda? Ma quale situazione stiamo vivendo qui a Civitavecchia? Stiamo vivendo non solo a Civitavecchia, questo è un disagio complessivo. È un disagio complessivo, nel senso che non riguarda solo Civitavecchia, d'accordo, perché la stessa Regione Lazio, no, per pagare i fornitori che erano arretrati da 7 o 8 anni, ha dovuto fare un mutuo, quindi un prestito dallo Stato ha preso e lo paga a rate mensili in 6 anni, mi sembra in 6 anni deve restituire i soldi che gli ha prestato lo Stato. Quindi diciamo che questo è purtroppo un malcostume. Io lo voglio chiamare così, un malcostume che deriva da gestioni scellerate del bene pubblico, questo è. E chiaramente, come diceva lei, è così, nel senso che questa mancata di pagamento a fronte delle ditte mette in sofferenza le piccole ditte che, non avendo grossi capitali alle spalle, no? Parliamo di artigiani, di persone che hanno magari 3, 4, 5, 6 dipendenti, non avendo aderendo alle commesse pubbliche, non avendo rispettato i pagamenti, si trovano in grosse difficoltà e quindi sono costretti a licenziare le persone. Purtroppo oggi questo è una cosa consolidata, bruttissima, o addirittura vengono messi in cassa integrazione e non viene pagata la cassa integrazione, perché comunque la Regione Lazio ha ritardi di 6-7 mesi nel pagamento delle casse integrazioni. Quindi è tutto il sistema probabilmente da riformare, perché non ci sono i finanziamenti, non ci sono i soldi, vengono date le autorizzazioni alle casse integrazioni non sapendo se c'è copertura economica, e quindi è proprio il sistema che deve essere cambiato, ma dall'alto, perché non è solo il problema di Civitavecchia, il problema è che deriva dallo Stato centrale tutto, perché a cascata poi si ripercuote su tutti gli enti pubblici del territorio. Eppure, dottoressa Perinelli, Civitavecchia, da più parti, magari dove non si conosce molto bene la realtà, viene considerata l'isola felice, però... Sì, diciamo che Civitavecchia potrebbe essere un'isola felice. Ah, ecco, usa il condizionale. Sì, uso il condizionale perché io da quando sono arrivato a Civitavecchia, ma non è che Civitavecchia è tanto distante da Viterbo, anzi, è proprio una contiguità rispetto al territorio, no? E quindi... Molti studi abbiamo fatto, molte piattaforme presentate di come può essere lo sviluppo, in quel caso era di Viterbo perché era solo Viterbo, adesso che sto anche a Civitavecchia dico quanto si potrebbe sviluppare in questi due territori beneficiandoli entrambi, quindi Civitavecchia è un punto centrale rispetto a un piano di sviluppo. E poi soprattutto mi permetta, pensi quanto potrebbe essere ancora più vicino i due centri?
Esattamente, se finisse sta Civitavecchia Orte, la famosa trasversale. Potremmo parlare all'infinito su questo, perché chiaramente siamo sempre fermi a Cinelli, c'è sempre l'arco di Monte Romano che blocca tutto il traffico, che blocca tutto, quindi questo, lo sappiamo bene, vero? Questo ormai sono 35 anni, 40 anni che parliamo di questa infrastruttura mai finita, mai completata. Ci avviciniamo alla Salerno-Reggio Calabria, che è più famosa in Italia, insomma abbastanza vicini siamo. Però ecco, Civitavecchia è un punto che potrebbe essere sviluppato molto, insomma, veramente per dare beneficio a chi ci abita, ma non solo, perché poi ora dobbiamo continuare sulle piccole e medie imprese, si potrebbe dire che c'è una sottovalutazione rispetto al valore, perché viene dimenticato spesso che il sostegno all'economia rispetto a, diciamo, anche al lavoro, ma proprio all'economia in generale, è in Italia strutturato sulle piccole e medie imprese, che invece sono state abbandonate, completamente abbandonate dal punto di vista economico e legislativo e di tutele, perché sono comunque tenuti a pagare tasse e tutte le varie competenze rispetto all'attività che svolgono, ma poi sono dimenticate nel momento in cui devono essere pagate, quindi non si capisce come dovrebbero vivere, se poi non, specialmente col pubblico, come veniva detto, con gli enti pubblici, che sono i peggior pagatori. Ora la Regione Lazio, come diceva prima Giancarlo, no, ha dovuto fare determinate cose, prendere mutuo per pagare, per comunque diminuire i tempi di pagamento, ma è evidente che è una grande sofferenza per le piccole e medie imprese, maggiormente. Speriamo che su queste impostazioni, su questi impegni che hanno preso le autorità istituzionali presenti su questo territorio, proprio per le cose che venivano dette, vengano mantenute, perché quello che ha presentato Pasqualino Monti qualche tempo fa rispetto al porto, quindi al retroporto, insieme a Confindustria, che ha puntato molto con investimenti propri, privati, su quell'area lì, e si parla tra quello di un'industria, quindi finanziamenti, investimenti privati, e quello che è pubblico, si parla di 1300 posti di lavoro, di questo si è parlato. Quindi potenzialità ci sono, anche per le piccole e medie imprese, per le grandi imprese, insomma c'è uno spazio che si sta aprendo riferito alla zona franca che la Regione Lazio tra l'altro ha sottolineato rispetto a questo. Poi c'è l'altro piano che ha presentato il Comune, quindi hai voglia a creare spazi lavorativi, anche perché se in questo momento Civitavecchia, no, è in una situazione di, diciamo così, io la vedo, la dico con una terminologia di degrado, rispetto anche a come si presenta, ma anche per le cose che venivano dette, insomma partecipati in fallimento, che dovranno essere trasferite su un'altra società unica, insomma tutto quello che sappiamo che è il dibattito di questi tempi, di questi giorni, credo che questo sia un punto per ripartire. Se c'è veramente la volontà si può ripartire, le possibilità e le potenzialità qui ci sono, è un territorio che ce l'ha, dipende dalle intelligenze, soprattutto della componente politica e istituzionale, questo è fuori dubbio, ma politica e istituzionale metto insieme, perché in parallelo devono poi far camminare i progetti, perché ci vuole la volontà. Questo io inserisco anche un altro elemento, non va mai comunque sottovalutato il punto che riguarda la legalità, perché tutto questo svilupparsi in queste situazioni dove ci sono appalti che verranno dati, lo diceva insomma sempre, mi riferisco all'autorità portuale ma anche al comune, sono un invito molto molto così appetibile rispetto a chi vive invece di illegalità, perché il mezzo che da sempre viene usato per la criminalità organizzata, diciamolo proprio così, come si chiama, col nome e cognome, sono gli appalti pubblici. E spesso non viene valutato a pieno quanto possono inserirsi in una città, in un territorio, più di quanto lo siano già. Lo dico perché comunque non è nuovo l'argomento, che ormai purtroppo in tutta Italia, dal nord al sud, prima era soltanto un problema del sud, ma non lo è più, lo abbiamo per testimonianze e documentazione certa,
E quindi questo è un problema. Quindi l'attenzione, io non riteniamo che sia, che deve essere assolutamente su questo, insieme al progetto di sviluppo, ma su questo ritengo che sia fondamentale, perché le istituzioni preposte, ma anche chi, diciamo, la ditta appaltante, in questo caso penso agli enti pubblici, insomma, no? Chi deve su questo avere delle grandi antenne, delle grandi, come posso dire, lungimiranze, perché questo non avvenga, perché può procurare danni inserendo un cancro dentro una società, dentro un'economia, che poi è difficile. Beh, ma questa è notizia vera, Francesco, questo, perché praticamente è notizia fresca di giornata, no? Stiamo al penultimo, siamo soltanto dietro a noi, c'è soltanto l'Albania a livello di corruzione. La classifica dei giorni scorsi. Non è che, sì. Però insomma volevo inserire questo elemento, certo, perché credo che in queste situazioni, sì, perché poi rimane, non è facile poi, anche se sappiamo, pensiamo che in qualche modo ci siano in varie situazioni, anche a Civitavecchia, ma penso a Viterbo, penso si sono verificati anche, no? Recentemente episodi di questa natura, quindi però dico, non dobbiamo mai, secondo me, abbassare la guardia e chiudere le antenne, perché sono momenti, credo, ci devono essere grande attenzione, pericolose, perché oltre a far male all'economia, ma danneggiano la qualità del lavoro, sia sulla sicurezza, perché si muovono chiaramente, come sappiamo, non dico niente di nuovo e di originale, sul massimo ribasso, oppure sulla proposta economicamente più vantaggiosa. Quindi questi sono due elementi sui quali gli amministratori, gli enti pubblici, comunque le istituzioni, si devono assolutamente, come si dice, porre l'attenzione. Ecco questo. Torniamo alle società partecipate, perché lei prima, Turchetti, diceva a questo punto, in questi giorni, ci risulta anche difficile dare indicazioni ai lavoratori e mantenere la calma, perché gli stipendi arriveranno, ma non si è capito bene come e quando, perché c'è una situazione un po' particolare. Cioè, voi, riassumendo, come sindacati tendete la mano all'amministrazione comunale, è arrivato questa controproposta di piano per quanto riguarda la New Co, poi però interviene il governo e quindi tutti a guardare che cosa succede a Roma. In sostanza, dalle 8.000 partecipate attuali si dovrà scendere intorno ai 1.000, insomma, alle 1.000 società. Però voi tendete la mano e arrivano le lettere di richiamo da parte del comune, che immagino aiutino, insomma, a rasserenare, certo, il clima. Come se non bastasse, questa settimana doveva esserci il consiglio comunale sulla New Co, che appunto è slittato. L'amministrazione comunale ancora non vi ha fatto sapere nulla sul vostro piano, che però voi rivendicate, insomma, come molto valido, perché voi dite, noi come sindacati alla fine potremmo anche limitarci a tutelare i lavoratori in questo passaggio che avverrà come quando, non si sa, certo, però invece vi diciamo cosa fare per rendere ancora più competitiva la New Co, perché quella studiata dal comune non è abbastanza competitiva, secondo voi? Allora, diciamo che la nostra proposta nasce dal fatto che il comune ci ha presentato un piano industriale, secondo noi, incompleto. Ve l'abbiamo anche fornito quel giorno in conferenza stampa, nel senso che mancano, secondo noi, delle parti importanti, cioè la parte dello sviluppo. Quello che ci ha dato è solo un conto economico, dove si dice in pratica le entrate sono queste, le uscite sono queste, per far modo che la società vada in equilibrio occorre fare questi interventi. E quindi quello è il semplice conto economico, no? Danno anche delle indicazioni, ma poi non le approfondiscono. Allora noi, siccome che noi pensiamo come organizzazione sindacale che la nuova società dovrà viaggiare da solo e non creare più debito, chiaramente, se no è inutile fare tutto questo, abbiamo fatto delle proposte che sono realizzabili, perché sono supportate da fatti concreti che possono dare un domani la possibilità all'azienda che nascerà, la nuova New Co, di in pratica sorreggersi da sola senza l'aiuto di nessuno. Facciamo degli esempi. Quindi gli esempi li abbiamo fatti, ad esempio c'è la possibilità di sul TPL, sul trasporto pubblico, c'è la possibilità, quindi mi riferisco ad Argo, c'è la possibilità di prendere i passeggeri che arrivano con le navi, e si parla di 2,5 milioni di passeggeri, direttamente dal porto e portarli fino alla stazione. Oggi avviene il doppio trasferimento, no? Sì. C'è Porte Mobility che li porta fino all'Argo della Pace, l'Argo della Pace vengono messi sul pullman. E questo chiaramente è un disagio per i passeggeri che arrivano.
Il fatto sarebbe diverso se vengono presi direttamente con i mezzi pubblici da sotto la nave e vengono portati direttamente alla stazione. Uh-huh. Questo sarebbe, sarebbe un vantaggio enorme per i passeggeri e per le aziende, per l'azienda municipalizzata. Io mi immagino, no, che se si fa pagare un euro il biglietto a tutti i passeggeri che stanno sulla nave, che invece che pagare un 1000 euro per la crociera ne pagano 1001 euro perché hanno il trasporto pubblico che li porta lì alla stazione, credo non sarebbe nessun problema. E quella è un'entrata certa. Ha un'entrata certa tutti i giorni che arrivano dei passeggeri, quindi comunque sarebbe un vantaggio economico di grande rilevanza per le società. È un servizio ottimo che Civitavecchia offre alle persone che arrivano, ai turisti che arrivano su Civitavecchia. Potrebbe portarli alla stazione, potrebbe portarli in altri posti, no, a vedere le terme ad esempio, no? Chi vuole andare su, cioè, potresti fare un servizio innovativo, migliore di quello che c'è, e che ti darebbe anche modo di investire sui pullman, quindi prendere dei mezzi nuovi, a basso impatto ambientale, tutto quello che c'è di nuovo. Questo è un esempio. L'altro esempio può essere ad esempio sulla raccolta differenziata, il famoso porta a porta, che attualmente qui a Civitavecchia non si fa, malgrado ci siano dei soldi stanziati anche, no, verso la provincia di Roma, che dovrebbero essere presi per attivare questo porta a porta, per dare l'avvio al porta a porta. Il porta a porta sicuramente è un servizio nuovo che darebbe sicuramente più lavoro, perché comunque il personale deve essere aumentato, perché chiaramente deve essere passato a prendere casa per casa o palazzo per palazzo. Uh-huh. E inoltre potrebbe fornire anche delle entrate economiche, perché comunque sulla differenziata ci sono aziende che hanno creato le loro fortune, perché comunque vengono vendute, vengono riciclate e rivendute. Quindi questo è un altro aspetto. L'altro aspetto potrebbe essere sull'idrico. Uh-huh. Oggi l'idrico è gestito da 3 società contemporaneamente, credo che sia l'unica città in Italia che gestisca l'idrico tre soggetti diversi, no? Lo gestisce una parte HCS, una parte Civitavecchia Infrastrutture e una parte il Comune. Credo che sia anomala. Quindi riunire tutto questo in un'unica società, fare delle messe a norma, soprattutto le condutture che perdono acqua continuamente, mettere gli impianti a norma, far pagare tutti. Perché c'è gente, io credo che la metà delle persone a Civitavecchia non pagano l'acqua, cosa che credo che a Civitavecchia... Ma è stato oggetto pure di grosse polemiche. No, è stato oggetto di grosse polemiche. No, fatto è corretto quello che sta dicendo. Perché magari sono i contatori rotti e nessuno li va a mettere, sì, a posto. Non è che qualcuno non vuole pagare l'acqua, ma perché magari proprio non c'è il contatore, o è rotto e non funziona, però l'acqua arriva uguale. Insomma, ci sono delle cose, quindi si creano anche delle disuguaglianze fra i cittadini, c'è chi la paga e chi non la paga, e quindi comunque non è giusto questo. Poi l'altro aspetto potrebbe guardare la cartellonistica stradale, la cartellonistica pubblicitaria. Questa è un'altra cosa che noi abbiamo sollecitato, che adesso di fatto stava in mano a una società privata, è stato recesso il contratto, quindi può rientrare lì, può dare occupazione e sicuramente nuove entrate, perché quelle sono entrate dovute alla pubblicità, quindi le persone che fanno pubblicità sui cartelli stradali. L'altro potrebbe essere il CARA, il famoso centro che dovrebbe venire, no, nella caserma De Carolis, sulla Braccianese, e lì sembra che ci siano servizi che HCS può fare, quindi facendo servizi lì potrebbero essere altre ulteriori entrate. Però non se ne parla nel piano, avete detto. Esatto, noi l'abbiamo accennato solo nel piano, perché di fatto loro avevano fatto un accenno verbale, però nel loro piano non c'è scritto, perché sembra che ancora non ci siano definite bene le procedure, però quello sicuramente è un altro servizio che HCS può fare e portare sicuramente introiti economici. Ma la mancanza di risposte dal comune vi preoccupa o sono i tempi della politica un po' lenti? Allora, diciamo che ci preoccupa, non è che i tempi della politica in questa situazione, così come HCS, non ci sono tempi della politica, non esistono tempi, perché questa è una società che sta andando in fallimento, che ha il debito che ha, e quando ci sono le emergenze come questa dovrebbe essere l'amministrazione stessa a velocizzare, perché ogni giorno che passa in questa situazione tu crei debito, quindi o la cosa la risolvi e la risolvi in fretta o rischi di non poterla risolvere più. E proprio per questo, siccome che c'è questa situazione di stallo, noi abbiamo sollecitato l'amministrazione mandandogli il documento, diciamo siamo pronti, e dici tu quello che vuoi fare. Perinelli, spesso qui a Civitavecchia ci sentiamo un po' al centro del mondo, o quantomeno della provincia, ma quello che sta accadendo a Roma fino a che punto deve preoccupare
i sindacati, l'amministrazione comunale e quindi anche di conseguenza i lavoratori. Cioè questo taglio drastico da 8.000 società partecipate a 1.000, che cosa significa poi nel concreto, che cosa potrebbe portare? Per quanto riguarda Civitavecchia, credo che già c'era nell'idea di eliminare tutte le partecipate e mettere in un unico contenitore che era New Co, quindi in questo caso è una facilitazione, perché comunque è prevista una riduzione in un'unica, quindi questo può andare bene. Il punto è i vincoli che invece traccia rispetto alla spesa, ai costi, come vanno spesi, come vanno i dipendenti, se ci sono dei vincoli rispetto alla spesa dei dipendenti, insomma una serie di cose, soprattutto per i comuni che stanno in default, come quello di Civitavecchia, insomma, perché lì pone dei vincoli. Altri comuni che io non li conosco tanti, che non sono in difficoltà economica, però insomma chiaramente so su quelli, insomma, che la normativa adesso dovrà essere, dobbiamo capire come dovrà essere applicata bene, quali sono le e su quello poi ci baseremo e vedremo, affronteremo il problema, insomma. Sicuramente, come diceva Giancarlo, non è che non siamo preoccupati, lo siamo e molto. I lavoratori sono molto più di noi, chiaramente, per quello che si può immaginare, e per questo è stato, abbiamo congiuntamente, insomma, unitariamente a tutte, non solo CGL, CISL, UIL, ma anche alle altre sigle sindacali, formalizzato questo stato d'agitazione, quindi lo richiamiamo procedure di raffreddamento. E, il 2 febbraio alle 16 avremo faremo un'assemblea con tutti i lavoratori e vediamo come procedere su questo, perché è evidente che non aiuta, io penso anche, insomma, l'amministrazione comunale in questa situazione così, diciamo, di mancanza anche di regole certe rispetto, no, alle partecipate che sono state annunciate, perché poi quindi diciamo che c'è una situazione molto complicata. Che cosa dite dei lavoratori, anche poi, ripeto, alla luce dell'episodio di questa mattina, questa aggressione che dimostra che insomma il clima... Sì, diciamo che un po' la decisione è allarmante. È stata presa su questo, perché è un campanello d'allarme, come si dice, quindi dobbiamo mantenerci nelle vie, sulla strada che è quella che dicevamo prima, insomma, no? Della correttezza. Poi non significa un confronto magari anche duro con l'amministrazione, non significa questo, evitare questo oppure non chiedere, oppure cosa diversa è, insomma, se si alimenta questo, oppure se in qualche modo si giustifica che un atteggiamento del genere possa essere anche fatto passare o giustificato perché c'è la rabbia, non va bene. Quindi credo che il compito assolutamente nostro è quello di sempre, tra l'altro, è quello di mantenerci sempre dentro a un percorso che è quello del confronto civile, della democrazia, del dibattito franco ma leale, ma insomma, ecco, questo è. E quindi faremo tutti i passaggi che dovremo fare. Se questa situazione sugli stipendi continua, è evidente che, insomma, dobbiamo in qualche modo muoverci, dobbiamo far capire e dire che non è una situazione che possiamo sostenere più di tanto. Insomma. Si potrebbe arrivare addirittura anche allo sciopero? Beh, se vediamo se ci sono le condizioni, sì, perché questa è la procedura di raffreddamento. Va in questo senso, insomma. Ma io credo che in qualità di sindacalisti voi avete tutte le ragioni di sentirvi preoccupati per la situazione proprio esistente qui nella nostra città. Una delle ultime notizie, voi sapete benissimo, sempre per quanto riguarda l'emergenza occupazionale di Civitavecchia, sono anche le lettere di licenziamento che sono arrivate ai dipendenti di Mondo Convenienza, tanto per non fare nomi. Ma a prescindere da questo, io mi aggancio al discorso che faceva prima Giancarlo Turchetti, e naturalmente la domanda vale anche per lei, dottoressa Perinelli, che qui la situazione è davvero, davvero particolarissima. Si fa una conferenza stampa sul retroporto, naturalmente si enfatizza su gli eventuali 1.300 posti di lavoro, però intanto privilege docet, certo. Grandi annunci, grandi situazioni qui nella nostra città, mi permetta di fare non tanto la parte dell'avvocato del diavolo, ma quanto la parte
di un realista, e poi si è verificato quello che si è verificato, e addirittura ancora oggi se ne parla come un grosso scandalo, tra virgolette, quello della Privilege, e voi lo sapete bene. Secondo punto, caro Turchetti, a Civecchia non è stato mai stilato, tantomeno disegnato, un piano dello sviluppo. Da tutte le amministrazioni comunali che si sono avvicendate, mai, non c'è stato mai. Sono pronto a essere smentito, però se la memoria non mi inganna, non è stato mai stilato. Terzo punto, la vostra proposta, che l'ha avanzato in particolare riguardante quella dei trasporti, che se Argo si occupasse dei croceristi, di portare, non temete voi come sindacati che avete avanzato, ripeto ancora, questa proposta di andare in conflitto con Porte Mobility, che addirittura già il servizio l'ho affidato a Royal Bus, e che quindi si potrebbe creare magari la solita e immancabile guerra tra poveri? Da dove comincio? Ma diciamo che, allora, per quanto riguarda... Non sono state domandacce? No, assolutamente. Allora, per quanto riguarda il piano di sviluppo, sì, questo è vero, il piano di sviluppo non c'è in questa città. Ricordo che noi come organizzazione sindacale abbiamo fatto un accordo con il Comune e c'è un tavolo aperto per lo sviluppo dove partecipano tutte le associazioni del territorio, comprese le organizzazioni sindacali, ed era stato fatto proprio in visione di questo, cioè di fare un piano di sviluppo per Civitavecchia, per il territorio di Civitavecchia. Da quando è aggiornato il tavolo, l'ultima riunione? Credo che sia stata fatta sei mesi fa, circa. Prima delle ferie. Prima delle ferie, circa. Comunque, ci siamo. C'è questo tavolo. E questo era nato proprio in virtù del fatto che, pur avendo delle forti potenzialità il territorio di Civitavecchia, di fatto non c'era mai stato questo piano di sviluppo. Io ritengo che grossa responsabilità sia dovuto anche alle istituzioni che non parlano fra di loro. Cioè, nel senso che ognuno fa il suo pezzo, ma fra di loro non si collegano per creare sviluppo, perché secondo me uno dei problemi più grandi è questo. Cioè, il porto lavora per conto suo, l'amministrazione lavora per conto suo, lei lavora per conto suo, ma fra di loro non c'è il collegamento necessario a creare sviluppo. Questo, io credo, questi sono i tre soggetti più importanti, poi ce ne sono altri, adesso non ho detti tre, perché sennò sembra che offendi qualcuno, però insomma, le varie istituzioni, cioè i vari soggetti economici presenti sul territorio non parlano fra loro e non si collegano. Non c'è sinergia. Non c'è sinergia, esatto. Quindi questo può essere anche, secondo me, è uno dei problemi che ci sono. L'altro aspetto che riguarda il conflitto di interessi, no, non ci può essere conflitto di interessi, perché io ritengo che comunque il servizio ai turisti che vengono sul territorio di Civitavecchia deve essere un servizio pubblico, perché chi vuole il privato può sempre farlo, indubbiamente, no? Nel senso che comunque lì c'è un mezzo pubblico, ma se vuoi tu puoi prendere un taxi o puoi prendere uno una libera scelta, nessuno impone niente, però tu fornisci un ulteriore servizio ai turisti che vengono, che è quello pubblico, anche perché parliamo di un territorio, il territorio di Civitavecchia è un territorio comunque che deve fornire dei servizi adeguati a chi la viene a visitare, e oggi non c'è, ecco perché non credo che ci sia questo conflitto. E la terza domanda era? La terza domanda era sui 1300 posti. Ecco, i 1300, cioè, allora, speriamo. La politica dell'annuncio purtroppo la conosciamo tutti, esiste da sempre. Allora, ben vengano questi annunci se poi sono seguiti. Allora, noi siamo pronti al confronto quotidiano con tutti, perché se laddove c'è da creare posti di lavoro, figuriamoci se il sindacato non è, diciamo, non va a favore di questo, non è comunque da supporto a questo. Io credo che ci deve essere un coinvolgimento anche del sindacato su queste cose, perché fare degli annunci, fare delle conferenze, fare delle cose e poi non supportarle con la base è sempre molto difficile, e mi riferisco di nuovo ai legami che ci devono essere su questo territorio, perché laddove c'è il legame forte, il nord un po' ci insegna in questo, no? Dove riescono a fare diciamo sinergia fra tutti, ottengono risultati. Laddove sinergia non c'è, e qua è uno di quei posti dove sinergia non c'è fra nessuno, perché ognuno cura il proprio pezzo, non si otterranno mai risultati. E Civitavecchia deve cambiare mentalità da questo punto di vista. Insomma, lei che è uno sportivo
deve chiedere, insomma, si vince col gioco di squadra. Assolutamente sì. A volte però c'è pure magari il solista può fare quello in più, però se c'è solo il calciatore è stato turchista, difensore centrale, la mia cultura viterbese mi permette di fare, di Turchetti sì, la dottoressa non la conoscevo. Io comunque non so dottoressa, è una precisazione. Vabbè, ho avuto piacere, invece con Giancarlo, io ho sempre seguito i disastri del Civitavecchia Calcio, però tornando un attimo serio, mi ricollego alla domanda di Romiti Verinati, perché il piano di sviluppo manca, poi c'è questo tavolo, infatti proprio quello che stavo per chiedere, ma fino a qualche anno fa, appena c'era lo spiraglio che magari di una svolta positiva per quanto riguarda l'occupazione, subito i sindacati partivano chiedendo concertazione, parliamo insieme, discutiamo insieme. Questo tavolo c'è, ma l'ultimo aggiornamento l'avete fatto prima dell'estate, 6 mesi fa. Com'è che va così a rilento in una città invece che una settimana sì e l'altra pure registra una vertenza? Adesso gli stipendi delle partecipate, c'è stato pochi giorni fa un presidio dei lavoratori ex Unisan a Largo Monsignor Dardia perché gli stipendi, ci sono dei problemi, sono stati anche insomma tagliati. Ma non si dovrebbe essere sempre in riunione quasi permanente per discutere, per analizzare quello che non va e magari anche per dare qualche indicazione? A proposito di Porto, i lavori alla nuova Darsena, con i sindacati che hanno lanciato l'allarme, pure lì è una storia che insomma va avanti da diverso tempo. Come mai si va avanti invece così in ordine sparso, come dice Turchetti, oltre che lentamente? Appunto, come diceva Turchetti, giustamente è una mancanza anche di parlarsi, diciamo, no, tra i vari soggetti importanti che stanno sul territorio, insomma, tra l'autorità portuale, il comune, l'Enel, sono tre soggetti di grande rilevanza ed importanza che spesso appunto non c'è questa sinergia. Credo che un po' siano le difficoltà oggettive più generali, cioè la scelta di un governo centrale che non ritiene importante investimenti per quanto riguarda il lavoro, credo che poi sia accaduta su tutti i territori nazionali, quindi Civitavecchia non sta da un'altra parte, sta sempre in Italia. Gli investimenti privati qui a Civitavecchia, per quanto è stato annunciato, dovrebbe per quanto riguarda un'industria, annunciato degli importanti investimenti rispetto al retroporto, quindi qui c'è già un punto che a marzo presenteranno il progetto, quindi si immagina, si pensa che dietro questo progetto ci sia una volontà degli imprenditori per investire, perché c'è l'appeal della zona franca, questo è un po' il punto. Quindi diciamo che stanno procedendo, secondo me, rispetto a quello che c'è, che bolle in pentola, come se si può dire così, ci sono delle prospettive anche a breve di sviluppo e di possibilità anche occupazionali. Il rallentamento del comune, oppure insomma sul piano, era un tavolo proprio per lo sviluppo osservatorio sul lavoro, questa era un po' la dicitura di questo tavolo aperto. I rallentamenti sono dovuti a tante motivazioni, una è questa che veniva detta, l'altra appunto mancanza di finanziamenti, che però, io ripeto, dalla conferenza stampa fatta dal comune qualche giorno fa, proprio, mi sembra, non so se è del 20 gennaio, dove annuncia che ci sono 20 milioni in 3 anni da spendere, questo fa ben sperare. Dopodiché chiederemo una convocazione subito, visto che c'è stata questa conferenza. Convocazione subito del tavolo, proprio perché è una conferenza che è evidente in una grande difficoltà, il comune ha dovuto, penso, anticipare, ma dire a Civitavecchia, ai lavoratori, alle persone, ai cittadini, in 3 anni, questo è un piano triennale da 20 milioni e che porterà occupazione e da realizzare entro il 2017 addirittura, quindi parliamo di 2 anni addirittura, perché questo, perlomeno in conferenza io questo ho sentito. Piano triennale delle opere pubbliche, sì. Entro il 2017. Impegno ufficiale dell'assessore all'urbanismo. Quindi non è che parliamo. Nonché assessore ai lavori pubblici. Non è che parliamo, no? No? Quindi credo che ci sia contezza rispetto a quello che ci viene detto. Quindi su questo chiederemo immediatamente di discutere su questo piano, di capire meglio e le difficoltà, perché possiamo anche, come possiamo anche, come posso dire, essere
di aiuto e propedeutico ai vari, alle varie difficoltà, ai vari momenti che ci possono essere, insomma, no? Quindi anche il ruolo che abbiamo, l'interesse appunto che il lavoro si venga sviluppato in qualche modo, credo che non sia di poco conto. Su questi temi io penso che il sindacato sarà sempre disponibile ad ogni tipo di confronto, ad ogni tipo di un'eventuale proposta. Ma c'è il confronto con l'amministrazione comunale, perché con questa nuova giunta pentastellata sono un po' cambiati i rapporti con i sindacati, perché tra centrodestra prima, centrosinistra poi, spesso c'erano anche delle polemiche con i sindacati. Adesso ad esempio ci ritroviamo con un assessore al lavoro, Savignani, che per quanto riguarda con la stampa parla poco e niente, ma con i sindacati invece c'è un confronto continuo, o i tempi sono quelli del tavolo? Continuo, ogni sei mesi? Continuo credo che sia un po' troppo, continuo è, insomma, non è continuo. Diciamo che ci sono stati, però, non è che si può dire il contrario, ci sono stati anche dei momenti di incontro, quando abbiamo iniziato il confronto su HCS, su tutte le partecipate, c'è stato in quel momento. Abbiamo detto il nostro pensiero, ovviamente loro avevano un percorso che è finito poi come abbiamo detto, abbiamo fatto una proposta diversa perché era nella fase di costruzione del piano industriale, e la cosa che noi abbiamo aggiunto sul nostro piano e sulle nostre proposte è per quanto riguarda invece tutto quello, diciamo proprio la parte lavoristica, nel senso che la contrattazione, il passaggio, la tutela, i diritti eccetera, quello l'abbiamo aggiunto perché insomma credo che sia oltre che il nostro compito un dovere, insomma, no? Che vengano. Quindi è un po' questo con l'assessore Savignani che abbiamo un po' delineato insieme anche ai liquidatori, liquidatori a Micchi, l'altro che adesso mi sfugge. Non è importante. Possiamo però riassumere Turchetti, che è arrivato il momento delle risposte, quindi. Assolutamente sì, stiamo aspettando le risposte, e se le risposte non avverranno, nel senso che Miranda prima anticipava il fatto che comunque il 2 avremo questa assemblea, quindi in questa assemblea dovremo anche decidere il percorso che dovremo tenere da qui in avanti, nel senso che è vero che c'è stata questa riforma sulle partecipate, è vero che c'è stata tante cose, però poi noi il documento l'abbiamo presentato ufficialmente e ufficialmente speriamo di avere risposte, quindi che ci venga convocato il tavolo e che iniziamo la discussione vera, entrando nel merito delle cose che noi abbiamo scritto e delle proposte che farà l'amministrazione, e per vedere se questo non avverrà, chiaramente saremo pronti a fare le azioni che riterremo opportuno. Quando finirà la pazienza dei sindacati? Ancora qualche giorno, qualche settimana? Credo che se non pagano gli stipendi molto presto, prestissimo, se non danno risposte concrete sugli stipendi, credo che molto presto finirà la pazienza, perché già è finita, non è che deve finire, soprattutto ai lavoratori. Per l'altro vediamo se fare un sollecito all'amministrazione, se dargli un tempo entro il quale abbiamo una risposta, e poi dopodiché faremo il sindacato. E questo è un punto, e naturalmente mi rivolgo ad entrambi. E c'è molta carne a fuoco, come si dice in gergo, e chi vivrà vedrà, sperando che veramente tutto possa andare bene. Ma caro Turchetti e cara Perinelli, la situazione della disoccupazione giovanile di Civitavecchia è una situazione, a definirla incandescente addirittura è così, è un eufemismo. Allora, che cosa si sta facendo? Perché non mi sembra un argomento di poco conto. No, sulla disoccupazione giovanile, ritorniamo sempre a un tema più largo che è quello nazionale, purtroppo sì, sono d'accordo. Numeri eclatanti, e qui a Civitavecchia, come ogni luogo, ogni comune, ogni piccola comunità o grande, soffre di questa, c'è questa grande sofferenza della disoccupazione giovanile, ma il problema è appunto questo scivolamento verso un po' la chiusura delle situazioni lavorative, ma anche insomma una difficoltà e più generale economica oggettiva, non vengono fatti investimenti sul lavoro, questa è un po' la sostanza. Il problema è anche di una riforma pensionistica, perché questo va detto che è stato fatto con il governo Monti, dalla famosa legge ormai Fornero, che ha, come si dice, ha fatto rimanere le persone sul posto di lavoro che invece potevano uscire e dare, e come si dice,
come sempre è accaduto, come se favorire il ricambio. Questo è stato un punto fondamentale rispetto a questa occupazione giovanile. Certo, non è tutto, non è solo quello, sono un insieme di cose, però questo credo che sia veramente un ostacolo per quanto riguarda l'entrata. E poi anche dal punto di vista per le amministrazioni pubbliche, il fatto di aver in qualche modo stoppato un po' tutte le assunzioni, la riforma delle province, per dire, no? In qualche modo che gli stessi dipendenti vengono veicolati e vanno alla regione oppure vengono impegnati in altri voglio dire, sono posti che si occupano in maniera diversa, insomma pure qui c'è stato un rallentamento. Quindi la disoccupazione giovanile è un tema generale, insomma, non c'è dubbio. Senta Turchetti, ma la novità che è stata annunciata proprio in queste ore, cioè di attuare il Jobs Act anche per le partite IVA, secondo lei può aiutare a così ad aprire magari qualche spiraglio di luce oppure no? No, ecco, no, secco no, perché il Job Act non è assolutamente quello che ci vogliono far vedere in televisione. Su questo non e c'è che dubbio. Dicono perché fanno passare delle notizie che non sono poi veritiere. Nel senso che il Job Act oggi ha stabilizzato, per così dire, perché poi vi dico perché per così dire, tutte quelle persone che erano a tempo determinato, che erano a co-co-co, che comunque costavano di più alle aziende. Allora, che cosa è successo? Che invece che fare il tempo determinato dove io devo pagare i contributi o fare i co-co-co perché io devo pagare i contributi, li assumo con il Job Act, quindi a tempo indeterminato, avendo la possibilità nell'arco del triennio di licenziarli quando voglio e non pago i contributi. Di questo si tratta, le persone devono sapere qual è la verità. Cioè non sono state fatte nuove assunzioni, sono tutte vecchie assunzioni, cioè tutte persone che lavoravano con contratti atipici, quindi o con contratti atipici o con contratti a tempo determinato, che comunque già erano in forza all'azienda, quindi lavoravano già per l'azienda. Così abbiamo dato solo un vantaggio alle aziende, che poi ci ritroveremo adesso nel momento in cui decadono questi benefici, perché per quest'anno sono ancora mantenuti, ma già sembra che dal prossimo anno non ci saranno più, no. o perlomeno vengano ridotti, nel momento in cui ridurranno i benefici, noi ci troveremo queste persone che sono state assunte di nuovo disoccupati, se non ci sarà un'inversione di tendenza sulle politiche attive del lavoro, su degli investimenti mirati per il lavoro da parte del governo centrale. La verità è questa, poi che si facciano degli annunci spot, come piace al nostro Presidente del Consiglio di farli perché si può far grande, poi la verità è un'altra. Certo, poi due deve fare quattro. Esatto, noi la viviamo e noi lo sappiamo poi, perché poi sul territorio noi sappiamo che, e lo vediamo tutti, che non ci sono questi incrementi di occupazione, assolutamente. Continua a aumentare la disoccupazione, continuano a fuoriuscire persone che oggi stanno in cassa integrazione e domani sono disoccupati perché c'è stato un ulteriore taglio sulla cassa integrazione. Questo nessuno lo dice, che si è passati dai famosi 5 mesi a 3. Nessuno lo dice questo, cioè, no, non sono notizie che escono, che le regioni non pagano la cassa integrazione, che tardano le mobilità, che tardano le indennità di disoccupazione, che la gente è senza stipendio, che è senza retribuzione, che non ha soldi per soldi. Nessuno dice questo, si dicono gli spot che servono, no? Che servono per fare propaganda elettorale, per far vedere che il governo sta lavorando, tutto qua. Poi chi vive sul territorio, tutte le associazioni, sia di categoria che le organizzazioni sindacali che vivono questa cosa, poi sanno realmente quello che accade, perché poi si rivolgono a noi. E a Civitavecchia sicuramente lo stiamo vivendo in maniera ancora più preoccupante. Assolutamente sì, Civitavecchia ancora in maniera preoccupante, anche perché c'è una contrazione anche del lavoro stesso, che prima andava a gonfie vele, perlomeno in alcuni settori, che mano a mano che diminuiscono delle commesse, insomma, Enel, diminuiscono delle commesse, c'è fuoriuscita di personale, al porto c'è una contrazione di commesse, ci sono persone che poi perdono il lavoro. Quindi questa è purtroppo la situazione di Civitavecchia. Per non parlare municipalizzate, perché se non si risolve abbiamo un bel guaio. Se non risolviamo a Civitavecchia sono 400 famiglie lì. Chiudiamo con un'ultima domanda che vuole essere però anche un giudizio da parte vostra, perché Perinelli e Turchetti siete responsabili, segretari insomma della CGIL e della UIL, qui a Civitavecchia ma anche in un territorio molto più vasto che arriva fino a Viterbo, coinvolta anche Roma. Quindi
vi chiedo un commento, un giudizio, guardando Civita Vecchia da fuori. Cioè, da fuori, questa città, secondo voi, che prospettive ha e che strada dovrebbe percorrere per, insomma, cercare di uscire dalla crisi? Io lo dicevo anche all'inizio, che questa è una città che ha grandi potenzialità di sviluppo, insomma, non è che dico una cosa, ripeto, originale, lo dicevo prima, le possibilità ci sono tantissime, anche perché il porto con la validità, insomma, di questo porto, cioè il più grande croceristico d'Europa, voglio dire, ha delle caratteristiche che sicuramente invitano. Punto è, con per esempio il porto, come utilizzarle anche per la città di, perché i croceristi che passano per Civitavecchia, insomma, magari mettiamo a disposizione pure un bel servizio di trasporto pubblico, ma se ne vanno tutti a Roma, quindi esattamente fanno un passaggio e se ne vanno tutti. Dobbiamo capire, secondo me, un progetto per come invece farli rimanere a Civitavecchia, ma potrebbe essere anche ad esempio Viterbo, perché l'abbiamo detto tantissime volte, rispetto proprio alla Orte Civitavecchia che ricongiunge l'Adriatico, perché questo è l'obiettivo. Ci manca il pezzo di trasporto su ferro, perché è fondamentale, perché l'Europa privilegia questo tipo di trasporto su ferro, casomai un mix trasporto ferro-gomma. Su questo si stanno aprendo delle prospettive, insomma, anche abbastanza, insomma, valide, e quindi credo che a breve ci siano delle possibilità. Io dico che se veramente ci si mette testa, i politici ci mettono la testa, qui ci sono potenzialità incredibili, non solo per Civitavecchia, cittadini di Civitavecchia, ma anche per altri territori, sia per quanto riguarda lo sviluppo interno alle città, quindi pensa a Viterbo, pensiamo al turismo termale, l'abbiamo detto tantissime volte, voglio dire, queste sono piattaforme che noi a Viterbo, pensando a Civitavecchia e a questo territorio, abbiamo detto tantissime, in tantissime situazioni, in tantissime occasioni. Sembra che questa crisi, cioè arrivare a toccare, non dico il fondo, ma insomma ci siamo abbastanza vicini, molto vicini, sia a Civitavecchia ma anche in altri territori, parlavamo di Civitavecchia, stiamo qui e parliamo di questo, possa essere da stimolo per ricominciare e ripensare a uno sviluppo che sia però concretamente e in modo fattibile, non solo, insomma, come veniva detto, non solo da annunci, la gente è stufa degli annunci, perché insomma anche da parte del una modalità di fare politica che ha stancato, perché le persone non sono veramente così sceme o così ingenue da non capire quando è l'annuncio e basta e quando invece c'è concretezza. Sono anni ormai, no, da una crisi che inizia nel 2007, sono anni che si annuncia e che si dice, appunto, ci siamo quasi, stiamo ci siamo quasi, stiamo meglio, siamo ottimisti, dobbiamo essere ottimisti, dopodiché l'ottimismo non mette il pane sulla tavola e neanche le parole mettono il pane sulla tavola, è il lavoro che ci deve dare questa opportunità e questo è lo sviluppo, insomma, non ci sono altre, ma il lavoro è anche un beneficio che riguarda l'insieme della collettività, insomma, di civiltà. Che dire? Ma io credo che, vista da fuori, credo che Civitavecchia può essere un territorio di traino per tutto il comprensorio intorno. Se arriviamo fino a Civitavecchia, a Roma Nord, a Viterbo, scusa, a Roma Nord, nel senso che avendo questa potenzialità enorme, io credo che la prima cosa che noi ci dobbiamo battere, e lo stiamo facendo da tanto tempo, è quella del completamento di questa famosa trasversale, la Orte Civitavecchia, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che a Orte abbiamo un interporto che stanno ultimando il collegamento su ferro con Mestre, e quindi portando le merci all'interporto di Orte, dall'interporto di Orte vanno direttamente su ferrovia a Mestre. E quindi questa è sicuramente, può essere un volano enorme, e anche perché questo collegamento che diceva prima Miranda, cioè dal Tirreno all'Adriatico, potrebbe far sì che investitori vengano sul territorio, nuovi investitori, perché comunque avendo i collegamenti, avendo le infrastrutture, tutto è più semplice, cioè le grandi aziende vanno laddove hanno le infrastrutture per potersi muovere, sia con mezzi che con merci. Quindi questo è importante. L'altro aspetto che io ritengo che debba essere sviluppato in maniera forte, perché questo secondo me può alzare il PIL di questa città, è il turismo, cosa che Civitavecchia non ha mai sviluppato, non ha mai sentito suo, non lo so per quale motivo, ma non ha mai sviluppato quello che lui ha.
qui c'è una storia, se faccio riferimento agli Etruschi, no? C'è una storia che va da Cervete, Tarquinia, fino a Montalto, no? Al Parco di Vulci, quindi c'è proprio una grossa storia che può essere comunque in qualche modo oggetto di sviluppo del turismo, perché i turisti nemmeno sanno di questo, perché nessuno viene informato, cioè tour operator nel momento in cui tu hai le infrastrutture, i collegamenti necessari lo mettono in circolo, ma se tu non hai questo non lo propongono per niente sulle navi quando arrivano, cioè magari c'è sempre la solita cosa, no, di andare a Roma perché Roma è Roma, però ci sono molti passeggeri, così mi dicono, ma non ho motivo di non credere, che molti passeggeri non scendono più nemmeno dalle navi, perché magari sono la terza o la quarta volta che si fermano a Civitavecchia e che Roma l'hanno già vista. E quindi tutte quelle persone che rimangono sulle navi, se tu dai un'offerta formativa, un'offerta turistica diversa, sicuramente scendono e vanno magari a vedere un posto che non hanno mai visto. No? Lo stesso le terme, no? Diceva prima Miranda, le terme sono qua, sono a Viterbo. Abbiamo delle possibilità enormi. A Tarquinia, Cerveteri. A Tarquinia, Cerveteri. No, abbiamo delle possibilità di sviluppo enormi proprio a distanza di poco tempo da Civitavecchia. Anche perché i turisti che arrivano, no, noi sappiamo che non è che stanno, magari stanno un giorno al massimo, quindi, o mezza giornata, un giorno. Quindi li devi portare in posti che sono vicini e facilmente raggiungibili. Altrimenti, cioè, se tu le porti a Viterbo. Te ci vuole un'ora per andare e un'ora per venire, è già perso due ore. Certo. Sì. Cosa diversa se fosse formata la trasversale, che con mezz'ora ci stai, quindi in un'ora di tempo vai e vieni. È quella, cioè, secondo me, è tutto collegato a questo. Quindi io credo che Civitavecchia, se si rapporta anche con gli altri territori, quindi forzano insieme, perché c'è anche il famoso progetto Civiter, no? Che era iniziato, no? che era un collegamento comunque, no? con Terni, Viterbo, no? e Civitavecchia, e di fare questo processo di sviluppo. Secondo me è un buon progetto quello, se fatto in determinati modi, però può dare delle risposte al territorio. Ma sta procedendo o siamo rimasti alle foto di gruppo? Siamo rimasti alla foto di gruppo. Ho detto che è un bel progetto, ma è rimasto alle foto di gruppo. Siamo alla chiusura? Siamo alla chiusura. C'ho 30 secondi. 30 secondi. 30 secondi perché quello che ha illustrato Turchetti mi trova completamente d'accordo. Ma io credo che la spinta decisiva si possa arrivare anche e soprattutto anche da parte dei sindacati, se ci mettiamo in testa che questa città deve azzerare l'inquinamento che la opprime. Perché la situazione ambientale è fondamentale anche per lo sviluppo turistico. E Civitavecchia, per la situazione come è messa, ripeto ancora, a livello di inquinamento, e quindi secondo me UIL, CGL e altri sindacati, magari tutti insieme appassionatamente, assolutamente ecco, sì. Ecco, se potete fare qualche cosa per spingere in questa direzione. Credo che sia un aspetto marginale questo. Assolutamente no, l'abbiamo sempre detto, la questione ambientale lo vediamo anche nelle grandi città oggi, no? Perché poi si è sempre sottovalutato questo, no? Adesso che è un periodo che non piove più da tempo, no? Tutti si accorgono dello smog nelle città, perché poi di fatto credo che sia un problema molto, molto vasto e molto importante questo, che riguarda la salute dei cittadini. Insomma, qua a Civitavecchia c'è anche un indice molto alto, no, dal punto di vista oncologico. Ecco, io voglio sperare che nella vostra agenda sia un punto che possa avere una certa rilevanza. Sicuramente sì, perché noi voglio dire, da sempre siamo vicini all'ambiente, al fatto di avere anche la green economy, no, tutta una serie di cose che può portare energie innovative e comunque non... Questo è nel nostro spirito e anche nelle nostre tesi congressuali dove sono state fatte, ci sono all'interno tutte queste cose qua, quindi è importante che lo stia dicendo. Bene, siamo in chiusura, io ringrazio Miranda Perinelli e Giancarlo Turchetti, segretario della CGL, responsabile della UIL territoriale, grazie a Giampiero Romiti, grazie anche a voi per averci seguito, appuntamento a venerdì prossimo, buonasera.